il 27 di gennaio per lui non significava niente, perché dal 27 gennaio al 5 di maggio, che Mauthausen è stato liberato, i prigionieri continuavano a essere sterminati, le camere a gas e i camini fumavano a Mauthausen, lui lavorava a Interbrunn, finché nell'aprile poi intraprese la marcia della morte. Quindi, diciamo, il suo giorno era il 5 di maggio, che lui chiamava il suo secondo compleanno. Avevo finito la scuola media, poi la mia famiglia fu coinvolta al completo nella resistenza. Mio padre era comandante della zona militare di Prato, del gruppo, quindi coordinava tutti i movimenti dei gruppi partigiani della zona di Prato, essendo un ufficiale di fanteria, capitano di maggiore poi di fanteria, già ricercato dai tedeschi per tutta un'altra serie di cose. E quindi ci fu, nei giorni precedenti all'arresto, pochi giorni prima, un lancio di paracadutisti, radiotelegrafisti, proprio per rinforzare nella zona lì della Toscana, in modo particolare nel Fiorentino, una radio, Radio Cora, che trasmetteva tutte le informazioni militari al sud, in maniera che il transito di treni, di rifornimenti venissero segnalati. Io avevo l'incarico, di, insieme a mia sorella più che altro, di ascoltare messaggi speciali, perché c'erano da Radio Londra, trasmettevano dei messaggi speciali in modo particolare per questo lancio di rifornimenti e di persone che sarebbe avvenuto lì vicino a dove avevo una villa mio nonno. Con l'incoscienza dell'adolescenza forse non mi rendevo neanche conto dei pericoli che c'erano, dei reali pericoli che c'erano. In ogni modo, io cercavo di fare il mio dovere, diciamo così. Questo famoso lancio di paracadutisti avvenne in prossimità di questa casa di Cerreto del nonno, e quindi erano zone che lui conosceva benissimo, perché passandoci l'estate da ragazzo lui si girava per i boschi col fratello e eccetera, quindi, e i cugini erano una famiglia numerosa. E quindi, diciamo, la sua vita è stata la vita di un ragazzo qualsiasi, il piccolo di casa, quindi un pochettino più coccolato, e che poi di punto in bianco si è trovato. E ci fu questo lancio. La mattina mio babbo e mio fratello ovviamente stettero lì al lancio, anzi mio babbo ideò un sistema di segnalazione migliori dei fuochi che venivano accesi, perché i fuochi si vedevano anche a distanza, mentre invece utilizzando una batteria d'automobili proiettò delle luci verso l'alto, in maniera che l'aereo che portava questi paracadutisti potesse vedere il campo d'atterraggio, identificato pochi giorni prima dal tenente Focacci, che poi è diventato mio amico, perché siamo andati tutti e due a Mauthausen, ecco. E andai a portare un po' da mangiare, accompagnare, aiutare a seppellire i paracaduti, accompagnare uno di questi in un'altra zona, insomma feci quello che potevo fare da ragazzo. Poi tutto tacque. Marcello, dunque, era il più piccolo. E praticamente aveva come idolo il fratello maggiore. Marcello era
Era un ragazzo normale, allegro, che metteva da parte i soldini per comprarsi i soldatini. Diciamo, dai ricordi un po' del babbo stesso, un po' degli zii, in ogni caso il babbo era il piccolo di casa, era quello un po' più viziato, un po' più coccolato, e questo lo dicevano sempre, che rispetto agli altri due lui aveva avuto un po', diciamo, di privilegi in più. Una mattina, appunto, ritornando da Cerreto, cioè da questa villa, alla cascina dove eravamo sfollati giù in pianura, trovammo uno di questi paracadutisti che disse: io avevo un appuntamento a Firenze, siccome non è venuto il mio, insomma, quello che doveva venire, ho pensato che ci fosse qualcosa di grave e sono venuto qui appunto a parlare col maggiore, cioè con mio padre. E se non che non fece in tempo, perché la cascina era circondata dall'SS e vennero lì e ci presero tutti quanti caldi caldi. Lì fummo presi prigionieri come partigiani dall'SS italiana e tedesca, il famoso perfido maggiore Carità, che era la bestia nera, il collaborazionista più feroce dei tedeschi, e portati a Villa Triste, cioè alla sede dell'SS. Quando entrarono per arrestarli, ruppero le SS, lui stava facendo i compiti di francese, sotto la guida della mamma, no? Gli aveva dato da fare dei compiti di francese, si ritrovò un pistolone puntato sotto il naso. Mio babbo era riuscito in maniera, dire rocambolesca e dire un eufemismo, a sfuggirgli di mano, gli avevano sparato dietro l'ira di Dio, perché io vidi quattro col mitra cambiare il caricatore, quindi nel mitra, nel caricatore c'erano 40 colpi, quindi minimo 160 pallottole gli sono fissiate attorno e fortunatamente non l'hanno preso. Mentre mio fratello era rimasto sul posto del lancio a ricercare un paracadute, il pacco era stato trovato ma il paracadute no, quindi era rimasto lì nella zona, quindi non era in casa fortunatamente. Mio padre, scappando, riuscì a avvisarlo e anche lui poi raggiunse mio padre e stette alla macchia. Invece mia mamma, mia sorella e il sottoscritto, altri due amici di famiglia che erano venuti disgraziatamente a trovarci in quel momento, e ci portarono prima alla sede dell'SS, dove ci fu un primo interrogatorio, poi io ho internato nelle carceri maschili insieme a altre quattro persone in una cella, mi ritrovai quindi da essere un ragazzo, un adolescente, fino alle 2 del pomeriggio libero cittadino, e la sera invece rinchiuso in una cella con altre quattro persone che, diciamo, immaginavo fossero partigiani perché eravamo tutti a disposizione dell'SS, va bene, o perlomeno dei politici, e lì incominciò la mia vita di galera. Mia mamma e mia sorella invece furono portate nelle carceri femminili. Da quel momento, dal 9 di giugno del 44, la sera verso le 9, persi completamente i contatti con la famiglia. Lì alle murate dovevano essere liberati, come furono liberate mia suocera e mia cognata a Santa Verdiana, se non che ci fu una spiata. E allora furono presi e mandati dalle murate a Fossoli. A
falso di cui arrivai dunque l'11 e il 12 di giugno, e poi il 21 di giugno mi imbarcarono per Mauthausen. E a Fossoli la vita era, diciamo così, abbastanza, tra virgolette, accettabile, anche perché in un certo senso si mangiava abbastanza bene. Noi in tempo di guerra facevamo abbastanza la fame, perché mi ricordo la dieta era i piselli secchi, i miei avevano trovato delle prerete e tutti dei sacchi di un sacco di piselli secchi, e quindi la dieta era piselli secchi dalla mattina alla sera, poco conditi che l'olio. E invece lì a Fossoli c'erano dei bei minestroni di riso. Io cito sempre che il primo contatto l'ho avuto che ero molto molto piccola, al di sotto dei 5 anni, non avevo più di 5 anni, ma è una cosa, diciamo, abbastanza divertente, perché ricordo ancora dove avvenne, in una casa a Milano, lo stavano discutendo il babbo e la mamma di non so che, e il babbo lasciò andare la frase, dice sì sì, perché quando ero in galera, e io ricordo che mi bloccai, mio padre è stato in prigione, e fu, me lo ricordo ancora adesso, voglio dire, dopo 60 anni, fu una cosa incredibile, mi dicono come lui è una brava persona, è stato in prigione, cosa ha fatto? Poi nessuno mi diceva niente, e quindi dico, sarà stato un errore, sarà stato uno sbaglio. Ci fu un tentativo di fuga, riportarono quello che aveva cercato di fuggire, ridotto in una maniera, e ce lo fecero, ce lo mostrarono lì, mettendo tutti inquadrati. Lì c'erano anche le parecchie donne, che divise ovviamente, la cosa era gestita dall'SS, ma la sorveglianza era fatta da fascisti, dall'esercito repubblichino, tutto intorno le garitte, la sorveglianza, il recinto spinato, non elettrificato, era fatta appunto da italiani, insomma, dall'esercito repubblichino. Da lì, soliti carri bestiame, 50 persone per ogni carro, e lì alla stazione, mentre eravamo fermi alla stazione di Carpi, i contadini della zona passarono con dei carri carichi di frutta e ci misero un sacco di cestine, appunto, di frutta. Era periodo a giugno, quindi c'era tutte uva, pesca, insomma un sacco di frutta nel vagone, e quindi non patimmo la sete, perché era, inoltre lì a Fossoli chi c'era già poteva ricevere dei pacchi, anche indumenti, insomma poteva ricevere parecchia roba, ovviamente tutti aperti e sorvegliati dall'SS, e quindi c'erano molti che avevano scatolame, provviste, vestiario, e ovviamente dividevano un po' con tutti. Quindi il viaggio, nonostante poi quello che dirò, non fu proprio, non lo ricordo come un incubo, tranne che dal mio vagone 8 tentarono la fuga. La paura vera di Marcello, quella, lui diceva sempre che mi ha vaccinato per le paure successive sul treno, fu prima di arrivare a Mauthausen. Erano stati avvisati che se uno scappava ne avrebbero fucilati 10. In quel momento, dice, dentro il vagone dove eravamo stipati, sembrava che ci fosse scesa una gelatina. Nessuno azzardava alzare gli occhi a guardare gli altri, né diceva una parola, tanto più che il treno, a un certo punto arrivato, era verso il Brennero, cominciò a rallentare, per cui tutti pensarono la prima piazzola si ferma, ci scendono e ci fucilano. Quella fu la prima paura vera, proprio densa, non so come descriverla, perché la paura è una cosa indescrivibile, però si vede servì da vaccino, perché poi
il resto della mia vita fu sempre paura. L'ingresso a Mauthausen, ci fecero un bel discorsino in tedesco che poi qualcuno a sapere tedesco lo tradusse, e la frase più gentile fu: questo è il portone da cui siete entrati e quella è la via da cui uscirete, indicando il comignolo del crematorio che fumava e spendeva un odore di carne bruciata. Quindi chi aveva delle illusioni le perse subito. Due giorni e due notti lì alla ghiaccio sulle... Per fortuna era aprile, quindi il clima non eccessivamente rigido, ma se fosse stato pieno inverno la cosa sarebbe stata la stessa. E poi, nudi come vermi, alla doccia. La doccia era un seminterrato, bisognava scendere una scaletta e lì c'erano effettivamente le docce, non era la camera a gas, era da un'altra parte. E appunto scesi quella scaletta ancora come Marcello Martini, quando la risalì con addosso solo una camicia e un paio di mutande scalzo, ero diventato il Sepsum Sisk Flunde Traisi, cioè il 76.430, e quello fu il mio nome, cognome e paternità, e tutta l'anagrafe era assunta in questo numero che a Mauthausen non tatuavano. Solo ad Auschwitz che facevano il tatuaggio e davano una piastrina, un pezzetto, un ritaglino di scatoletta, diciamo, con inciso il numero e che uno doveva sempre portare al polso per identificare il cadavere, tanto per essere chiari. Ci usero una baracca di quarantena. Nelle baracche di quarantena si dormiva mettendo degli stramazzini, diciamo, che erano stati pieni una volta di truccioli, poi erano diventati alti un centimetro a dir tanto, si dormiva a testa e piedi, una notte su quattro di questi pagliericci che erano larghi 70 centimetri, eravamo i 22, quindi uno adoprava come cuscino i piedi del vicino e i suoi piedi erano il cuscino di quello accanto. E da mangiare in quei giorni che eravamo arrivati, c'era un paio di giorni di un rancio addirittura luculiano, era orzo bollito e era una delizia, anche se c'erano i tonchi, insomma, ma era e poi venne sostituito dalla zuppa di rape, cioè rape, ma quelle da foraggio, non neanche quelle che qui mangiate con le salsicce, di Giocella la salsiccia, c'erano solo rape bollite con un po' di cavolo, qualche pezzetta di carota e quello era il pranzo di mezzogiorno. La sera, fate conto, un pane a cassetta diviso in tre con 20 grammi di margarina, non burro, margarina, e quella era la cena. E con quel nutrimento bisognava lavorare poi 12 ore al giorno, che questo era il menù fisso, ecco, quando qualche volta, specialmente quando era Interbrun, non c'erano dei bombardamenti, quindi la sera non arrivavano i camion con il pane e allora si saltava anche la cena. Il legame del babbo col cibo era un legame molto molto forte. Guai molto, sprecare. Molto forte. Guai sprecare, guai non avere scorte. Poi lui si arrangiava anche di poco, mangiava assolutamente tutto, tranne ovviamente le rape, che era l'unica cosa che istintivamente lo facevano stare proprio male. Io ho visto mio padre mangiare delle cose in vere conde, tranquillamente. L'odore della rapa proprio era una cosa che istantaneo, lui stava malissimo. Però il legame col cibo, la paura di rimanere senza cibo veniva fuori.
A Matown si parlavano 24 lingue, non ci capivamo quelle lì. In compenso c'erano i russi che bestemmiavano l'italiano e io che sapevo tutte le parolacce in russo, ma comunque questo, come in tutti i raggruppamenti, poi si formano quei, chiamiamoli sottogruppi, di 3, 4, 5 persone che per, diciamo, sia affinità elettive, indipendentemente dalla cultura, dalla zona di nascita, si trovano meglio degli altri, anche lì si formavano dei gruppetti, chiamiamoli così, non che ci si odiasse l'un con l'altro, ma comunque ci si dava reciproco aiuto fra noi 3, 4, 5, secondo appunto. Le idee che mi sono fatta io è che comunque questo sprazzo di solidarietà possibile, sì, che lui ha avuto a Fossoli con Guido, che si è spacciato per zio, sì, si spacciavano per zio nipote per cercare, diciamo, di dargli un briciolino, sì, di protezione. Quelle piccole forme di solidarietà del quale il babbo comunque, piccole, microscopiche, omeopatiche, però del quale il babbo ha potuto, diciamo, godere della solidarietà degli altri. Sì, non tanto piccole. A partire appunto, sì, a parte il periodo in infermeria, che probabilmente è stato anche uno dei motivi che l'ha aiutato a sopravvivere. Sì. Però ecco, il senso della solitudine amara, profonda, quella che ti farà gelare il cuore, il bambino non l'ha mai riportato. Ha riportato delle grosse difficoltà, la lotta al coltello col vicino che ti vuole rubare gli zoccoli, ma la solitudine no. Io non mi ricordo di avergli mai sentito dire, se non quando è arrivato a Mauthausen o quando era in carcere, ecco, quando era in prigione, sì, però anche lì, dice, ero solo con quattro, non c'avevo più mia mamma, non c'avevo la sorella, non c'avevo il babbo, ero solo con altri quattro, però hanno lasciato a me, che ero il più piccolo, quella branda sbrindellata che c'era nella cella. Perché poi dici, anche se eravamo arrivati un gruppo discreto di italiani e messi tutti insieme nella stessa baracca, poi arrivava uno dell'SS o un capo, leggeva un elenco di numeri, chi veniva chiamato veniva portato fuori dal recinto della baracca di quarantena e dove andava, chi lo sapeva. Poi chiamarono il mio numero e mi dettero la divisa righe così e mi portarono a Wilhelmstad, uno dei 50 sottocampi di Mauthausen. Era tutto previsto quanto doveva rendere uno schiavo, un deportato, prima della morte, doveva rendere quel tot. Mauthausen aveva 50 campi, la parola sottocampo non indica un posticino di villeggiatura, anzi c'erano dei sottocampi tipo Melk, Gusen, Ebensee, che erano addirittura più grandi di Mauthausen e altrettanto attrezzati con camere a gas, eccetera, eccetera. C'era tutta la fase appunto dello sterminio iniziale per quelli che non erano in grado di lavorare, che non avrebbero reso, perché l'importante è che questa schiavitù rendesse comunque alle fabbriche e quindi allo Stato. E non avete idea di quello che era l'amministrazione periferica dettagliata di questo esercito di schiavi, va bene? Per cui in ogni momento, non dico che sapessero alla centrale che cosa stavo facendo, ma una cosa importante da dire è questa, che addirittura si erano rivolti l'SS all'IBM americana, quindi prima che succedessero un po' quelle, per fare tutte, c'erano sistemi di schede perforate, va bene, perché ogni prigioniero, quindi dei 12 passa milioni di prigionieri
nei campi di concentramento fossero schedati con schede perforate in modo da sapere in ogni momento dove, come e cosa facevano. Queste schede perforate, le prime, sono al Museo di Prato, del Museo della Deportazione di Figline. Le ossa calcinate venivano vendute come concime. Lo Zyklon B fu fatto, adottato in base a un concorso nazionale per trovare appunto il sistema più pratico di eliminare le persone, perché con lo Zyklon B, che è un da chimico appunto un cianato di ammonio, è facilmente trasportabile, bastava un cucchiaino su un mattone riscaldato, emanava cianuro e quindi era, bastavano chiudere una stanza ermeticamente, metterci dentro, come la camera a gas di Mauthausen conteneva 100 persone, mettevano dentro 100 persone, poi gassavano, arrivavano altri 100 e portavano i cadaveri nel deposito vicino ai forni, rimanevano loro, e così andava avanti a ciclo continuo, potendo far fuori dalle 5 alle 700 persone al giorno, questo gli ultimi giorni. Ero arrivato talmente al limite, allo stremo delle forze, che io ho un confuso ricordo proprio dell'arrivo dell'autoblinda americana Mauthausen. Forse ero arrampicato sul tetto di una baracca, ma io ricordo solamente che devo aver dormito, non lo so quel che è successo proprio letteralmente, solo che ero dentro una baracca di quarantena, e quando ho ripreso il ricordo cosciente ero in una baracca, diciamo, del campo libero, il cosiddetto campo libero, insieme a tutti gli altri italiani, ai 200 circa o meno, non so quanti fossimo, ma comunque ero insieme agli altri italiani. Ecco, quello che è successo in quei giorni io non ne ho assolutamente ricordo. Probabilmente 2-3 giorni, non lo so, io sarei stato fra quelli che non ritornavano. La disumanizzazione, più della fame, la cosa peggiore che hanno potuto fare, perché proprio sempre mia suocera mi raccontava che una volta le aveva detto, dice Marcello, dice ma... quando eri là, dice, qualche volta pensavi a noi, e lui gli rispose, pensavo alla pasta asciutta. Io non odio nessuno, non è odio il mio. L'odio è un sentimento che distrugge e basta, non crea nulla. Invece nel mondo c'è bisogno di creare e non di distruggere. Quindi questo qui, che sia... giustizia di per Eichmann, per il processo Norimberga, per tutte queste forme di giustizia, a parte pena di morte, per cui, la quale nonostante qualcuno se la meriterebbe, comunque sono abbastanza contrario in linea di massima, ma è giusto che chi fa degli errori contro l'umanità paghi le sue colpe, perché detto, ci sono delle figure che sono enormemente, diciamo così, buone, che hanno lavorato per l'umanità, incominciando da Gesù Cristo, lasciamo perdere la natura divina, ma Buddha, Gesù Cristo, Martin Luther King, Gandhi stesso, Sor Teresa di Calcutta, sono persone che hanno dato all'umanità e non hanno ricevuto, anzi parecchi sono morti, sono stati abbassati per la loro bontà. Ragione per cui io credo più in queste persone che hanno costruito qualcosa che non in quelli che hanno distrutto, e l'odio distrugge, c'è poco da fare.